Italia a tutti i costi, è stata innanzitutto partiamo da qua. Il primo tempo è stato un primo tempo fatto molto bene, abbiamo cambiato l'attacco davanti, fa giocare giocatori più tecnici e ha pagato perché Mangiarotti e Capogna hanno fatto prestazione molto importante, e, però anche adesso dalla squadra ha fatto un buon gioco, abbiamo concesso praticamente zero. E poi, poi siamo andati sul 4-0 e abbiamo fatto un po' degli esperimenti con dei giocatori così spostati magari un pochino fuori ruolo, abbiamo fatto esordire Morotti, abbiamo inserito Gaeta prima punta, insomma la squadra poi ha perso un po' di riferimenti, poi abbiamo avuto un problema di Battaglino, siamo andati un po' in panico perché soprattutto il secondo tempo non abbiamo fatto praticamente nulla, abbiamo fatto poco costruito, abbiamo andato solo a difendersi. E questo non mi è piaciuto perché avevo chiesto ai ragazzi di giocare anche il secondo tempo, di cominciare a continuare a proporre gioco, farò creare occasioni, cercare di fare gol. Nel momento in cui abbiamo fatto il quarto gol la squadra si è spenta. E poi Gibonsi è una squadra che io ho studiato tanto e ho visto che la squadra che ha valori e comunque sono venuti fuori questi valori. E basta, partita qui e per noi è un grande risultato questo. Perché intanto ci spendiamo i tre punti, a metà possiamo agganciare parecchie squadre. Abbiamo necessità adesso di fare un colpo fuori casa, perché fuori casa abbiamo fatto finora buone gare, pochi punti. E quando abbiamo giocato male abbiamo perso, giustamente. Visto in questa categoria, c'è così differenza tra giocare in casa e giocare fuori? Perché comunque questa è una squadra che in casa è imbattibile. Noi abbiamo perso col Treviso. Sì, però un po'. In trasferta abbiamo preso 4 pali. E comunque non si vince anche per questo, cioè noi nove partite oggi, la nona oggi, giusto? Sì, sì. Abbiamo preso 6 pali. E dunque il palo è questione di centimetri, voglio dire, se andavano dentro solo 2, magari erano 3 punti in più, o 1 punto, 3 punti, 4 punti, chi lo sa. Abbiamo fatto tanto fuori casa, abbiamo creato tante palle gol, a parte la partita con la Santa Arcangiolese, poi il resto abbiamo fatto sempre partite importanti. Partiamo dalle cose brutte, il calcio di rigore per loro. Hai preso col braccio, volontario o involontario? Era abbastanza vicino, ha tirato, però a me sembrava attaccato al corpo. Quindi secondo me ha fatto bene a non darlo. Tutte le cose belle, però il cancano è una cosa bella. Finalmente oggi ne parlavamo, era un po' il discorso dell'altra volta, oggi eri più libero di impostare, di creare, hai tenuto poco la posizione, ti abbiamo visto spesso anche al limite dell'area e l'azione è stata comunque frutto di un'iniziativa personale, un po' fuori dagli schemi, diciamo. È stata una scelta tua o proprio ti è stata data libertà oggi di... Al mister in settimana mi ha detto devi inserirti più perché bisogna andare con più uomini dentro l'area, se no non si fa gol. E oggi proprio su un inserimento, come mi aveva detto in settimana, è venuto fuori il gol. Quest'anno sulla tua figura c'è tanto interesse, tante persone appunto pensano che tu stia diventando partita dopo partita proprio un giocatore formato, un buon centrocampista. Come stai vivendo tu questo inizio di stagione? Sicuramente molto positivo, forse non so neanche tu ti aspettavi di iniziare sempre da titolare, giocare così bene e fare diciamo sempre buone figure e belle partite, ecco, sia in casa che in trasferta. No, sinceramente inizio di stagione non pensavo di partire così, però adesso sono solo all'inizio. Bisogna continuare così, il campionato è lungo. Adesso non ho ancora fatto niente personalmente come la squadra. Domenica dopo la partita mi avevi detto che questo era l'anno del riscatto. L'infortunio ti ha limitato. Se giochi tutte le partite come oggi, il riscatto è sicuro. Ma ti dico, avevo una gran voglia di dimostrare, nel senso che, sai, sono venuto qua per giocare, poi quando vedi che la prima stai fuori, la seconda stai fuori, la terza stai fuori, e una volta per un motivo, una volta per l'altro, appena hai l'occasione, cioè i treni passano poche volte, quindi devi sapere sfruttare le occasioni. Poi sinceramente con Capogna mi trovo molto bene là davanti, riesco a capire i suoi movimenti perché è un grande attaccante e quindi mi so gestire molto bene. Poi oggi è stata una gran partita di tutti, sinceramente.
primo tempo buono, secondo tempo forse è calata un po' la pressione, che è una cosa da evitare magari nelle prossime partite che saranno un pochettino tirate. Il mister parlava di esperimenti, qualcuno acciaccato. Sì, mister, siccome abbiamo tante partite in quest'ultimo periodo, vuole fare un po' di turnover, diciamo così, dare lo spazio a tutti, riposare magari quelli che hanno giocato un po' di più. Sicuramente su 4-0 sai, puoi anche in un certo senso rilassarti, però non è stato così, perché non è stato così, però abbiamo concesso troppo, perché due gol si potevano evitare tranquillamente, a mio parere. Il gol? Mio? Il gol mio? L'hai visto? Cioè, hai visto fuori il portiere? No, io ho visto, ma guarda, ti dico, tante volte provo a fare queste cose qua, anche negli anni precedenti così, io l'ho visto fuori, ho calciato. Non l'ho presa benissimo, perché infatti se l'avete visto andava verso a uscire, perché l'ho presa con l'esterno, però è una cosa che guardo sempre, cioè guardo sempre il portiere anche prima della partita, all'inizio, per vedere se si mette fuori, dentro, com'è. Poi è andata bene. Sul discorso che mi dicevi del ruolo, sì, che tu sei un trequartista, mi dicevi, oggi sì, hai giocato esterno, però ovviamente tu hai il cambio di passo per fare l'esterno, perché spesso lasci il difensore tipo anche a centrare col destro. Sei sempre convinto che rendi di più da trequartista? No, o... no, no, io non ho detto questo, io ho detto che nasco trequartista, in quanto a Reggio Emilia l'anno scorso facevo il trequartista, a Pavia l'anno prima facevo il trequartista, quando sono stato a Messina facevo il trequartista, però questo modulo qua è un modulo che piace tanto, perché in questa categoria qua soprattutto il trequartista non può rendere al 100%, perché gli spazi sono minimi, ti pressano, quindi partendo da sinistra per me sono molto più avvantaggiato, perché appunto l'uomo, se riesco a superarlo, l'80% è fatto. Però è un ruolo che mi piace, sì, mi piace molto. Adesso Cristian, dopo questa grande prestazione, ti aspetti già mercoledì subito di essere ripagato con un altro posto titolare? O... No, dico la verità, non ho fretta, cioè nel senso che io fisicamente non sto ancora benissimo, perché vengono un infortunio importante, poi dopo, è la prima partita che gioco da titolare, 90 minuti. Posso dare ancora molto, ma molto di più, e non lo dico da presuntuoso, ma lo dico proprio perché mi sento che fisicamente ho ancora tanto da migliorare. Se poi mercoledì gioco, ben contento, se no posso giocare domenica ancora meglio, anche più tempo per recuperare. Sono a posto. Va bene. Okay. Grazie. Grazie a voi. Come hai detto te, il primo tempo proprio non eravamo in campo. Sono stati bravi loro a pressarci, a correre su ogni pallone, noi invece proprio come se fossimo ancora negli spogliatoi. Di solito al primo tempo si gioca bene, oggi si è smentito anche quello. E niente, siamo usciti da questo periodo buio. Secondo me bisogna compattarci, perché già ora escono qualche screzio e bisogna tornare un po' umili. Poi niente, speriamo dalla prossima dai, di rifarci. Complimenti anche a Renato, perché il primo tempo ci ha fatto vedere palle. Poi se giochiamo come il secondo tempo, pressiamo e siamo compatti, secondo me si può far bene. Poi ogni partita ha la sua storia. Questa è la quarta partita senza